Glielo si legge sul volto il desiderio sfrenato di crescere e diventare più grandi. Il riconoscimento consegnato ieri pomeriggio a tutti i giovani studenti della scuola secondaria di primo grado di Pesaro che hanno conseguito l'esame di Stato con 10 o 10 lode può essere traducibile in un attestato di merito che simboleggia il passaggio di sogni e ambizioni nel tentativo di provare a coltivarli nel proseguo del loro corso di studi. Erano più di 124 gli studenti che hanno concluso il loro viaggio nelle scuole medie ottenendo l'eccellenza e che sono stati premiati ieri nella sala del teatro della caserma di Pesaro dall'assessore all'istruzione Camilla Murgia. Una grande soddisfazione, ma non tanto dei ragazzi, ma di tutta l'amministrazione nel rappresentare quelle che sono le eccellenze della nostra città. Sono rappresentati in una location d'eccezione. Già l'anno scorso, entrando in prefettura, hanno potuto assistere a un luogo per loro molto spesso precluso. Negli ultimi anni abbiamo riaperto quello spazio alla città, ma ancora le giovani generazioni non lo conoscono. E oggi siamo in caserma, nel teatro della caserma, che ringraziamo per l'ospitalità, con un ospite speciale. Quest'anno al posto di Paolo Pagnini, che festeggerà tra poco il suo compleanno quasi centenario, avremo Giorgia Righi, che è un esempio di resilienza e un ottimo incontro per i ragazzi che sono qui oggi. Io sono solita dire che la scuola non è un voto e il 10 lode rappresenta sicuramente una parte di tutto quello che questi ragazzi rappresentano e che ci vogliono raccontare. Per loro oggi è un passaggio importante dalle scuole dei piccoli, dei giovani, a quello che sarà poi il proprio percorso del futuro nelle scuole superiori e realizzando, mi auguro, e auguro a tutti loro i loro sogni. Oggi è un giorno, diciamo, simbolico, al termine di un percorso importante di 3 anni. Ecco, sensazioni da parte vostra, che parli un po' al nome di tutti gli alunni presenti qui oggi? Sì, l'orgoglio è grande, appunto siamo felici che alla fine di un percorso scolastico durato 3 anni, appunto possiamo partecipare a questa cerimonia, e anche perché è importante che l'impegno vada anche ricompensato, quindi è una grande emozione. Che sensazione ti suscita, diciamo, questo riconoscimento? Allora, innanzitutto soddisfazione, perché comunque io ho sempre preso la scuola molto seriamente e mi ci sono sempre impegnata. Poi di libertà, perché comunque c'è finito un percorso e mi fa anche strano, però sono felice comunque di iniziarne uno nuovo, più verso il mondo dei grandi, perché proprio mi affascina, comunque voglio diventare grande. Hai già scelto il percorso di studi per il prossimo anno? Sì, io ho scelto il liceo linguistico perché comunque a me piacciono le lingue, mi piacerebbe proprio continuare il percorso che ho preso alle medie e quindi ho scelto il liceo linguistico perché penso sia proprio il liceo appunto più adatto a me, a quello che mi piace fare, a quello che mi piace studiare. Che lingua hai scelto? Ho scelto francese e spagnolo. Ho deciso che andrò a fare lo scientifico tradizionale. E poi hai già in mente più o meno la tua strada o ancora troppo presto? Ma ancora troppo presto, vedo sfocatamente, forse una via medica, qualcosa, un percorso così, ma ancora si verrà.